Valeria. Io non ti capisco, tu? Vedine. Non ti sento. Bene. Paola, Paola, Paola dei capelli turchini. Complimenti. Dunque, allora, io in diretta, siamo su Canale 8. Adesso vedremo lo spettacolo delle strane ragazze. Prego, prego. Ecco, queste sono movenze tipiche carnevalesche. Complimenti. Sì, sì. Uno spettacolo imperdibile quello qui ad Avola, al Viale Lido. Sì, sì. Complimenti ragazze. Ciao, buon carnevale. Ciao. Scene imperdibili quelle qui ad Avola, che più che altro fanno scappare il pubblico, ma va bene lo stesso. Carnevale, ogni scherzo vale. E tu sei una poliziotta. Come ti chiami? Alessia. Alessia, che bella poliziotta che sei. Tu sei Minnie. Come ti chiami? Federica. Federica. Quanti anni hai tu? 2 anni. Quanti? 2 anni. Tu? Anche tu. Tutte e 2 anni. Ma siete bellissime. Salutiamo Canale 8. Ciao. Ciao Canale 8. Quante belle bimbe che ci sono qui per carnevale. Voi non vi siete vestiti, per quale motivo non vi siete vestiti in maschera? Non sappiamo come vestirci. Ho capito, quindi avete detto usciamo così e va bene lo stesso. Stiamo andando a vedere i carri? Sì. Ok, allora buon carnevale. Grazie anche. Ciao. Ah, un altro poliziotto nel frattempo. Come ti chiami tu? Michele, diglielo, Michele. Michele, Michele che si nasconde. Quanti anni hai? Sì. Mamma mia, non lo possiamo sapere quanti anni ha Michele. Sono pure le forze dell'ordine. E allora, signorine, posso? Certo che posso. Come vi chiamate? Giulia. Giulia. Manuela. Anche tu non hai le orecchie? Io non mi penso. Vedi a casa, ho capito. Cowboy, c'è un po' di tutto. Ragazze, buon carnevale, aiuto. Grazie. Nel frattempo sono stata assaltata dalle stelle filanti. Salve, che bella grazie. Coppia. Grazie. I vostri nomi? Giuseppe e Lorena. Io sono un becchino. Vabbè, ciao allora. Era un becchino. Me lo evito sinceramente. Tu Salvo te la ridi. Continua la festa qui ad Avola e stiamo aspettando l'arrivo della nostra bella sfilata tutta avolese. In attesa infatti del gruppo mascherato Le Cirque du Soleil, vedete in questo momento un clown che scende dal Viale Lido, gruppo di prima che abbiamo inquadrato, vedete la gente come si movimenta per tutto il viale, del resto la strada è una strada larghissima, sembra quasi concepita nel 36 da Santuccio, per questo poi porta il nome di via Santuccio, è larga, si presta a queste manifestazioni proprio perché è molto ampia, vedete c'è un passeggio, un viavai di gente che aspetta la sfilata dei carri che sta per arrivare, sapete che sono trainati i carri da trattori, vanno lentamente anche perché c'è tanta confusione, c'è tanta gente qui sul viale, quindi bisogna stare anche attenti e poi chiaramente si fanno ammirare i carri, i gruppi mascherati e quindi la lentezza dipende anche da questo. E nel frattempo arrivano dei miei amici, eccoli qua, li salutiamo, avviciniamoci a favore delle nostre telecamere, forza, dai che non c'è luce e non vi potete fare vedere. C'è un giochetto che io faccio spesso con i miei amici, io conto il tempo e tu lo sai perché noi abbiamo passato una serata a Noto a ballare, sì, io conto il tempo, io dico 5, 6, 7, 8, ecco lo facciamo a tempo in diretta per Canale 8, dai 5, 6, 7, 8, perfetto Fabrizio, buon carnevale, visto i carri? Sì. Ecco, ma perché Vincenzo e Gaia scappano? Per quale motivo? E va bene dai, gli dai un bacio da parte mia, ciao ragazzi, buon carnevale, ci sono riuscita a beccare anche qualche amico, buonasera, che belle orecchie, grazie. Vostri nomi? Maria. 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 Maria, e che ripetizione. Vincenzo. Non poteva essere Maria. E questa bel fagottino chi è? Salvuccio. E com'è vestito questo bimbo? Io. Ah, io. E quindi un bel personaggio Disney. Buon carnevale. Grazie. Continuiamo con la nostra festa e aspettiamo ancora la nostra bella sfilata che abbiamo saputo è già cominciata. Ecco, un gruppo di ragazze. Wow, allora, ragazze, con ordine e con calma. Fatemi vedere un ballo tipico della vostra terra.
semplicemente fantastiche, complimenti. Waka waka, aiuto, eccoli. Waka waka, vabbè, i vostri nomi. Carla, Ilenia, Francesca, Giorgia, Alessandra, Erika, Nelly, Simona, l'età media? 16-17 anni. Ci sono anche le maggiorenni qui in mezzo, complimenti. Ecco, è un gruppo di una terra lontana, siete africane voi? Sì! Ho capito, ma parlate l'italiano però. Cioè. Siamo evoluti. Ah, vi siete evolute, perché guardate la televisione anche Canale 8 dall'altro. Sì, ovvio. Soprattutto Canale 8, che bello, sembro grassa in televisione. No. Perfetto, grazie. Stadium. Benissimo. Lunedì alle 9. Ah, abbiamo scoperto delle maschere particolari. Ragazzi, facciamo un saluto per Canale 8. Ciao! Ci sono gli amici del mio fratellino anche qui. Non riesco a intervistarli perché sono già scappati. Va bene lo stesso. Continua qui la festa. Ah, eccolo qui mio fratello. Questa è la prima volta che riesco a intervistare mio fratello. Ciao, vero. Giuseppe. Ciao. No, stai? È vero, è la prima volta che ti intervisto. Ciao. Ma non siamo una bella coppia, io. No, non è vero. Io e mio fratello. È, vero. È timidissimo lui. No, non è vero. Allora, io ne approfitto per fare pubblicità occulta. Martedì ci stiamo preparando a un grande evento. Sì, martedì al Globe, tema della serata principe e principesse. Ci sarà anche lei. Ci sarà anche Sebi Roccaro con Giovanni. E insomma tutti, insomma, aspettiamo. Ci divertiremo. Sì. La tua musica insomma si farà sentire. Sì. Con Mamma Sita, il nuovo singolo che si chiama Fiesta, che uscirà martedì. E uscirà proprio martedì, quindi insomma seguite tutti Canale 8 e venite tutti a vedere la nostra festa, perché ci divertiremo, giusto fratello? Sì, certo. Che bello, è bellissimo intervistare mio fratello. Ciao Giuseppe. Ciao. E io saluto anche gli amici. Amici, ma perché voi non vi avvicinate? Ecco, gli amici sono scappati, sono proprio dei furbetti. E va bene, continua ancora la nostra festa, io vi lascio alle immagini e vediamo di beccare anche qualche altra bella intervista così un po' più simpatica. Ci stiamo divertendo, Giovanni, eh? Ci stiamo divertendo, sì, ci stiamo divertendo. C'è il Re Carnevale che sta arrivando, lo vediamo a 300 metri da noi, Maria Rosa. E quindi adesso la sfilata è quasi davanti alla nostra telecamera. Sì, finalmente ci siamo, quest'anno con un po' di ritardo e con tanto tanto freddo, ma ci siamo, adesso cominceremo a vedere tutta la nostra bella sfilata fino a poi arrivare insomma in Piazza Umberto I. Quest'anno c'è una bellissima illuminazione che parte proprio dalle scuole, qua dalla Capuana. Sì, parte giù dal viale, perché già vediamo l'illuminazione del viale illuminato in entrambi i lati, e poi chiaramente da Corso Vittorio Emanuele fino per tutto Corso Vittorio Emanuele fino alla stazione continua un'illuminazione abbastanza grande, fatta da una ditta, mi pare, di Pugliese. Eh sì, una gran bella illuminazione. Nel frattempo lo ricordiamo, siamo sempre in diretta su Canale 8, potete seguirci anche su streaming www.canale8.org e il nostro sito internet. Nel frattempo arriva un paperino, vediamo come si chiama questo paperino. Diglielo, come ti chiami, amore mio? Come ti chiami? Teo. Come ti chiami? Teo. Matteo si chiama, quanti anni ha Matteo? Un anno e mezzo, complimenti. Grazie. Avete già visto la sfilata? No, veramente ancora no. Allora l'aspettiamo insieme. Buon carnevale. Grazie. Salutiamo anche Matteo, un paperino tutto di peluche. Il nostro editore Sebi nel frattempo mi illumina con il faretto mobile che abbiamo staccato dalla videocamera, e il nostro collega Giovanni Battaglia sta al telefono per capire insomma qualche informazione inerente l'arrivo della sfilata. E questa bella bimba chi è? Ecco, no, sta scappando e va bene lo stesso. Nel frattempo continua il movimento qui ad Aule, il freddo non ha fermato veramente nessuno, nonostante appunto ci sia una temperatura abbastanza gelida, perché lo possiamo dire, qui siamo veramente in tanti e si sta popolando in maniera grandiosa il nostro Viale Lido. Ecco, nel frattempo qui ci sono i saluti di altre maschere. Come ti chiami tu? Gilda. Complimenti per le orecchie. Grazie. E questa bimba come si chiama? Elisa. Elisa, ma come sei vestita, Elisa? Da Minnie. Ah, e
qui c'è una signorina che conosco, vieni qua, come ti chiami tu? Giulia. Giulia, lo diciamo quanti anni hai? 9. 9, senti, ma le sorelle dove le abbiamo lasciate? A casa. A casa, stanno a casa, loro ci guardano dal divano con la coperta calda, se la passano pure meglio, dici. Tu li hai visti già i carri? No. Ancora no, quindi li aspettiamo insieme. Allora, facciamo vedere questo vestito, sbottoniamoci, forza. Per le telecamere di Canale 8 noi facciamo vedere Minnie Mouse. E questo trucco chi lo ha fatto? Io. Tutto da sola quest'anno? Sì. Complimenti, complimenti anche per gli orecchini. Sono tuoi o li abbiamo rubati a qualche sorellina? Ma non lo so, sono miei, sono di mia mamma, sono di mia sorella. Insomma, sono un po' di tutti. Io saluto qui i genitori della nostra Giulia, che non vogliono farsi vedere, già lo so, quindi noi non li inquadriamo. Adesso andiamo a vedere i carri, allora. Sì. Ci vediamo dopo. Va bene. Salutiamo Canale 8. Ciao. Ciao e poi ci rivediamo in replica. Ciao Giulia, ciao. E ancora buon carnevale. Continua questa festa, si sente qualche trombetta suonare. È il sintomo, insomma, che il re carnevale sta proprio arrivando. Giovanni, vieni qui insieme a me. Continuiamo a commentare questi momenti di attesa, perché sono momenti di attesa. Sono momenti anche di festa, perché la gente vediamo che va su, io immagino che in piazza, la piazza ci sarà parecchia gente che sta aspettando da tempo, un po' spazientita perché, ripeto, quest'anno la sfilata si sta facendo attendere, però insomma si vede che ci sono migliaia di persone presenti qui ad aula per questo carnevale, vediamo sfilare, avete visto quante maschere quest'anno vi stiamo proponendo, ragazzi veramente che hanno avuto la più sfrenata fantasia, dalla sfruttatissima maschera del militare, quindi di quelle delle forze dell'ordine, poi si sono sbizzarriti veramente con tanti altri costumi. Sì, ci sono maschere di tutti i generi, ancora sto aspettando di sapere quale sarà il tuo abito di martedì. Sarà lo stesso di quello di venerdì scorso. No, non lo vuoi dire, lo so perché poi non ti vuoi fare riconoscere, anche il nostro editore ha detto che si mascherà in qualche modo, nessuno lo riconoscerà, ma non è vero, perché io ogni anno lo riconosco da lontano, però gli lasciamo questa convinzione. Infatti io ho fatto la foto all'editore, mi vestirò, ho detto martedì da editore. Ah, ecco, allora vi scambierete i ruoli, faremo una conduzione con la sciarpa giusta, per farti riconoscere dici? La sciarpa giusta. La sciarpa Marilyn, anche se Marilyn, insomma, è un ricordo, Enrico, però noi ricordiamo sempre Marilyn. Andata bene. Allora, che dire ancora di questo carnevale? Tante cose ancora, Maria Rosa. Aspettiamo, io aspetto sempre il momento clou della serata, che sono... Quali sono? Qual è il momento clou della serata? No, dimmelo tu. Ararat. Le donne di Ararat, che sono delle danzatrici orientali e non solo. Giovanni sta aspettando veramente con ansia questo momento, lo so. No, ma non solo io, le donne di Ararat, lo spettacolo che stasera ci sarà in piazza. Voi sapete chi sono le donne di Ararat? No. Questa sera in piazza. Chi siete? Dai, Maria Rosa. Allora, facciamo la carrellata dei nomi, mettetevi in fila, tutti ordinati. Sì, ma siete troppi. Chi ha meno di 15 anni alzi la mano, facciamo così. Chi ne ha di più? 28. 20.000 anni. Ragazzi, facciamo un saluto a Canale 8 e recitiamo insieme Canale 8 sempre con me. Canale 8 sempre con me. Stiamo facendo la gara a chi è più stonato, voi forse siete il gruppo più stonato di Aula. Ancora buon carnevale a tutti. Grazie. Ho messo a dura prova i miei timpani, vedremo domani come arriverò. Nel frattempo c'è anche la Befana. Befana, ma lei non è stanca dal 6 gennaio? No. Quante calze abbiamo portato in quest'anno? Parecchie, la crisi non si è fatta sentire. Per noi no. No, complimenti. No. Grazie. Bene, allora se vuole fare un altro giro in questi giorni anche da casa mia, sì. Lei è ben accetta. Okay, va bene? Grazie, solo carbone. Ma perché solo carbone? Sono buona. Ah, giusto, il carbone per venderlo. Ok, ragazzi, allora buon carnevale. Buonasera a tutti. Ho preso anche un po' di schiuma che non fa mai male. Chissà se porta fortuna. Lei cosa dice? Porta fortuna? Vediamo un po'. Lasciamo le immagini delle nostre telecamere. Oh, ma ci sono anche le calciatrici.
venite qui, non scappate, forza! Vabbè, scappano lo stesso, va bene comunque. Continua insomma l'attesa, in lontananza cominciamo a vedere il Re Carnevale che sta per arrivare a destinazione. Ricordiamo anche in piazza c'è tanta confusione, c'è tanta gente che sta aspettando con la musica di sottofondo l'arrivo dell'intera sfilata per poi insomma festeggiare tutti insieme fino a tarda notte. Una sfilata che prosegue anche martedì sera e poi con le ceneri del Re Carnevale per dare insomma poi fine a questo grande evento Avolese. Vediamo insomma, ecco, continua il movimento, qui c'è gente che continua a fare sali e scendi dal Via Lido. Voi già avete visto i carri? E state risalendo? Sì, sì, sì. Ok, i vostri nomi? Corrado. Corrado. Tutti insieme. Corrado. Giuseppe. Corrado. Corrado. Lei? Giuseppe. Giuseppe. Tutti uguali i vostri nomi, cambiate il carnevale. Tu il tuo nome? Giovanni. Giovanni. Ti stai arricriando, come si suol dire, con questa sciarpetta davanti. Grazie. Complimenti. L'idea, l'idea delle calze a rete? L'idea delle calze a rete dove è nata? Andare a pescare con la rete. Ah, perché devi andare a pescare, ho capito. Bene, complimenti. Anche a te io ricordo con la gonna corta e il pantaloncino ci sta un bel tacco. Lo so. Ma va bene lo stesso. Martedì ci rivediamo con i tacchi. Con il pigiama. E anche col pigiama, vabbè, vabbè, facciamo questa accoppiata un po' strana. Ragazzi, buon carnevale. Grazie. Grazie, arrivederci. Ecco, grazie, arrivederci. E tu come ti chiami? Lo so come ti chiami, vieni qua. Vieni qua, vieni qua. Non essere timido, come ti chiami? Giuseppe. Giuseppe, quanti anni hai, Giuseppe? 8. 8 anni e sei vestito da? Napoleone. Da Napoleone, sei un personaggio importante. Complimenti. E la bella bimba come si chiama? Come ti chiami? Beatrice. Come ti chiami? Beatrice. E qui ce n'è un'altra. Tu come ti chiami? Benedetta. Benedetta. E loro sono delle principesse. Sì. Ecco, noi abbiamo già visto i carri oppure li stiamo aspettando? Li stiamo aspettando ancora. Li stiamo aspettando. Allora noi li aspettiamo insieme e vi auguro nel frattempo un buon carnevale. Grazie, altrettanto. Ciao. Ciao. E con queste belle bimbe noi ancora aspettiamo insomma l'arrivo della grande sfilata avolese e continuano ad arrivare insomma anche altre maschere così un po' stravaganti, tanti bimbi e soprattutto sono numerosissimi gruppi di ragazzi che si vestono per far festa anche con abiti insomma un po' arrangiati. Editore, che dire? Qui l'attesa, insomma, continua. C'è troppa attesa e anche la gente è un po' spazientita perché tra l'altronde già si sta facendo tardi e i benedetti carri non arrivano. Non arrivano, ma vediamo, insomma, di aspettare di far festa fra di noi. Ma insomma, vabbè. Dai, che cosa dobbiamo fare? Aspettiamo e intervistiamo ancora queste belle maschere che arrivano. Ecco, qui c'è una diavoletta, come ti chiami? Sharon. Sharon, che bel nome. Tu come ti chiami? Corrado. Come? Corrado. Corrado, come sei pauroso, Corrado. Sono tanti bimbi che hanno scelto anche queste maschere molto semplici e stanno al calduccio perché sono sempre ben coperti. Continua insomma la nostra festa, vi ripeto ancora che siamo sempre in diretta su canale 8, www.canale8.org, il nostro sito internet per seguirci su streaming. E ne approfitto per salutare tutti coloro i quali sono a casa, belli al calduccio, che ci stanno seguendo con tanto amore. So che siete sempre in tanti, anche su Facebook stanno arrivando tanti messaggi privati per salutarci e per ringraziarci insomma del servizio. Noi siamo qui appunto soltanto per voi, per farvi vivere questa bella festa tutta avolese. Come ogni anno, noi, come dice il nostro editore, siamo sempre in prima linea, perché noi aspettiamo, insomma, siamo sempre qui per offrirvi un buon servizio e farvi vivere tutte le nostre dirette e tutti gli eventi avolesi. Editore, lei ancora è qui col suo faretto e mi segue. Io qui ho il nostro editore che mi segue e mi illumina. Il nostro Giovanni nel frattempo è così in giro a fare quattro chiacchiere, ma vieni qui Giovanni insieme a me, che mi hai abbandonato. Caldo, caldo Maria Rosa, sto sentendo caldo perché il vento di tramontana ci ha lasciati e c'è caldo proprio, si sta morendo a caldo. Siamo passati dai 7 ai 22 gradi, quindi conviene togliersi la sciarpa, spogliarsi e immergerci proprio nel clima di carnevale. Fra l'altro
la regia, propongo io a Sebi Roccaro magari di spostarci, perché a 20 metri in attesa della sfilata c'è della bella musica, c'è il solito gruppo mascherato organizzato con della musica da discoteca, ecco, possiamo farla vedere agli spettatori? Eh sì, potremmo anche spostarci, cambiare un attimo la nostra location. Nel frattempo qui continua il movimento ed è veramente tanto il pubblico accorso qui lungo il Viale Lido Avolese. Ci stiamo avvicinando, insomma, al momento cruciale della giornata, questa sfilata tanto attesa. Ecco che cominciamo le nostre manovre per spostarci e per cominciare, insomma, a offrirvi, insomma, la visuale da un'altra prospettiva. Nel frattempo mi sposto a favore delle telecamere e ci accingiamo, insomma, a muoverci. Giovanni, vieni insieme a noi. Vediamo anche di fare qualche altra intervista. I ragazzi nel frattempo si stanno spostando perché stanno tutti scendendo verso il centro del Viale Lido per vedere l'arrivo del Re Carnevale e quindi tutti i gruppi mascherati. Dunque, io ringrazio anche il nostro Salvo Lentini che è qui con la sua telecamera, come sempre siamo sempre insieme, una coppietta vincente la nostra, Salvo annuisce. E proseguiamo il nostro giro, nel frattempo ci sono delle principesse, due principesse per mano, che vanno avanti, vediamo se riesco a intervistarle queste principesse. Principesse? Principesse, vi posso fermare? Ci facciamo vedere dalle telecamere? Tu sei Biancaneve, l'ho capito. E tu chi sei? Cenerentola. Cenerentola. Voi? Io, la damigella. La damigella. Diavolo. Diavolo. Robin Hood. E tu sei Robin Hood, col cappello bello caldo. Quanti anni avete? 8. 6, 7, 9. 9 anni, tu? 8. Quanti anni hai tu? 5. 5 anni. Adesso andiamo a vedere i carri, giusto? Sì. Allora, facciamo una cosa, salutiamo Canale 8 e andiamo a vedere tutti i carri. Ciao Canale 8. Ciao! Ciao! E salutiamo queste belle principesse. Buona serata. Andiamo avanti. E noi portiamo le persone ora a ballare, perché più in alto verso la fine del Viale Lido proprio si balla. Ogni anno i ragazzi qui, Massimo con altri ragazzi, organizzano una vera e propria discoteca, un punto di ritrovo d'azzante per queste due serate, la domenica e il martedì di Carnevale. Vedete, intanto i ragazzi in maschera continuano a sfilare per il viale e il Re Carnevale ci segue quasi a 200 metri, lo aspettiamo magari nella parte più alta del viale, aspettiamo che la sfilata si presenti a noi. Nel frattempo balli di gruppo in lontananza, si sente tanta buona musica, c'è tanta gente che sta facendo festa qui agli angoli del Viale Lido, il Viale Corrado Santuccio. Nell'attesa della grande sfilata avolese c'è gente che fa festa, ci sono tanti coriandoli per le strade proprio come simbolo del nostro bel carnevale. Poca schiuma, questo è un dato importante, e soprattutto tanto divertimento, perché è questo quello che conta. Ecco, e alla sinistra ecco l'animazione. L'animazione improvvisata dagli avolesi che si vogliono divertire, e vi lascio alle immagini del nostro Salvo Lentini. Ecco, qui muovono la colita. Ecco, andiamo a vedere un attimino questi ragazzi che ballano, si stanno divertendo. Chissà se il nostro Giovanni Battaglia conosce questo ballo. Andiamo su. Andiamo. Ecco che da qui ci salutano. Andiamo avanti. Eccoli qui che ballano. E questa è l'animazione, questa è l'animazione degli avolesi.
Ecco, e il vocalist annuncia la nostra diretta. Io cerco di spostarmi. Chissà se riesco a ballare anch'io. Quello col cappello che lo blocca. È il segretario del PD. E nel frattempo qui la gente balla.